Per il quinto anno consecutivo l'Associazione Melograno organizza la Via dei Presepi, sei presepi d'arte realizzati da artigiani locali, maestranze e dagli studenti del liceo artistico e allestiti in botteghe, chiese e cortili del centro storico. Ma come nasce questa iniziativa? Allora, l'iniziativa nasce principalmente dal presepe vivente. L'Associazione Melograno da 9 anni allestisce un presepe vivente a Lentini. I primi 3 anni sono stati allestiti in una casa privata in via Ticina, successivamente dal quarto anno in poi, fino a quest'ultimo anno che è il nono anno, nell'area archeologica del Castellaccio. Successivamente al presepe vivente, circa 5 anni fa, si è voluto allargare il progetto alla Via dei Presepi. La Via dei Presepi nasce proprio per valorizzare il centro storico di Lentini. Pertanto sono state inglobate in questa attività varie manifestazioni. Quindi il Quali, presepe vivente di quali? cui stavamo parlando, i presepi d'arte, ovvero un giro quest'anno di 6 presepi dislocati nel centro storico, in chiese, case private, sono stati un corso della bottega, allestiti con materiali vari, materiali di riciclo e non. Un presepe, tra l'altro, come dicevi giustamente, è stato allestito dal liceo artistico, dall'Istituto del Pirinentino. Anche quest'anno l'Archeoclub realizzerà la novena tradizionale, Sempre nell'ambito della quest'anno vostra ci sarà iniziativa. una sorpresa, ci hanno detto che sarà bellissima e differente rispetto agli anni scorsi, quindi staremo a vedere cosa stanno realizzando. Oltre alla novena tradizionale, altresì c'è anche il villaggio di Babbo Natale che fino alle scorse edizioni era casa di Babbo Natale, quest'anno si è ingrandito, è realizzato all'ex-a-ex ed è diventato villaggio. Ok, grazie. Prego.